passare sempre oggi qui Circo Massimo 11 ottobre 2014 un altro intervistatore. Introduco Elia. Perché Elia è qui? Ciao ragazzi, ci siamo sentiti qualche giorno fa con Simona Valesi per portare a Didale 5 Stelle questo libro intitolato Coerenza, un nuovo vocabolo nella politica. Abbiamo qui anche l'autrice, che è sicuramente coerenza è una parola molto molto potente, io direi, che merita anche un grande sostegno. Sostegno individuale, ok? Un sostegno da parte di ognuno. Quindi ti passiamo la parola a Simona. Perché sentiamo coerenza? E sentiamo che cosa ha da dire su questo libro. Esattamente. Perché coerenza? Beh, diciamo che l'idea del libro era nata fondamentalmente per dare informazione ai banchetti e alle persone che non andavano su internet, perché noi siamo molto forti con le persone che vanno su internet, ma molto deboli con le persone che non ci vanno. Quindi avevamo bisogno di uno strumento cartaceo da poter dare alle persone che non andavano in internet. Quindi ci siamo messi al lavoro su questo libro, su questa opera, per raccontare i principi del movimento, la storia del movimento dal primo Q Day ad oggi, dando i recapiti e le informazioni di tutti i nostri parlamentari, deputati e senatori, in modo che il cittadino abbia la possibilità e i mezzi, gli strumenti per contattarlo, per contattarli e poter mettere in atto quello che è uno dei nostri punti più forti, che è la democrazia diretta. Quindi abbiamo scelto il nome Coerenza come titolo perché coerenza è la caratteristica che meglio ci definisce, perché noi, se dobbiamo differenziarci dagli altri politici, coerenza è l'aggettivo che meglio rappresenta questa differenza rispetto agli altri.